Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti, ben ritrovati nell'appuntamento più atteso dai nostri amici delle stelle. Sì, stiamo parlando dell'oroscopo del giorno. Ben ritrovati anche da me, Maria, e benvenuti appunto insieme a noi in questo spazio in cui andiamo un po' a capire come andrà questa giornata, questo martedì 20 settembre. E allora partiamo subito perché le novità sono tante, i nostri segni sono sempre 12, ma come sempre partiamo dai nostri amici dell'Ariete. Una situazione che non avevate previsto vi destabilizzerà un pochetto. Passerà del tempo prezioso prima che riusciate a riprendere di nuovo il controllo, ma tranquilli, procedete con calma. Avete poi un dubbio sul sentimento di una persona, dovete cercare la verità ma senza farvi impensierire. Oggi dovete procedere a piccoli passi, insomma. Toro, per voi oggi è tempo di cogliere al volo le opportunità finanziarie che il trigono Venere-Urano vi farà vedere in questa giornata, anche laddove altri non hanno notato proprio nulla. Sarete voi i pionieri primi. Il desiderio poi di migliorare vi spinge in terreni inesplorati. Oggi siete quasi, vivete quasi in un film, ma per voi conta solo il vostro obiettivo, questo è l'importante. Gemelli, siamo arrivati da voi che oggi avete voglia di fare solo il minimo indispensabile, ma è giusto perché in questa giornata dovete evitare di mettervi troppo in luce, siete un po' carenti di energie, quindi cercate di fare proprio ciò che serve, insomma, magari né lodi né rimproveri, ma rimaniamo in un buon equilibrio. Potreste mancare poi in qualcosa se non state attenti, non disperdete le energie, come dicevamo, se non è indispensabile, cercate di rimanere nel vostro spazio. E siamo arrivati dai nostri Cancro. Oggi ringraziate il trigono della Luna con Nettuno perché le idee proprio non vi mancheranno. Difetterete un po', sarete un po' carenti di volontà per via dell'opposizione al burbero Plutone. Oggi c'è questo scontro di energie, c'è il rischio quindi di perdervi in un bicchiere d'acqua, attenti. Ma almeno guardate la parte mezzo piena con grande stile, come solo voi sapete fare. Leone, oggi scoprite, ma noi ve l'avevamo detto, quanto è difficile trovare un punto in comune da cui poter partire per un dialogo fecondo. Il caos alla fine non vi permette di concentrarvi adeguatamente, quindi la soluzione è chiedere agli altri di fare un po' di silenzio, avete bisogno del vostro spazio. Tenete la mente di più al risultato piuttosto che a fare una bella figura. Oggi l'importante è l'obiettivo. Vergine, siamo da voi, accogliete senza paura i cambiamenti positivi che sono nell'aria, portati oggi dall'armonia tra Venere e Urano. Da alcune situazioni infatti potrete trarre pure qualche vantaggio, quindi molto bene. Sensazioni di benessere poi vi guidano in scelte ecologiche, anche l'ambiente ha la sua grande importanza e voi siete sulla strada giusta. Bilancia, oggi siete un po' sul lamentoso andante. La mansione che vi è stata affibbiata proprio così forse non è il massimo, ma provate a pensare che qualcun altro invece al posto vostro gongolerebbe, quindi cercate di vedere anche voi il bicchiere mezzo pieno. Non dovreste sentirvi messi da parte, anzi, se però vi sentite così, cominciate a mettervi in gioco elargendo tutto ciò che potete, tutte le vostre forze. E siamo arrivati dai nostri Scorpione. Non avete tanto tempo per il divertimento voi, ma non vi importa molto, presi come siete dagli impegni. Approfittate oggi dell'appoggio lunare, e ve lo consigliamo noi, per intraprendere un'iniziativa che ha bisogno solo di una piccola spintarella e sarete voi a dovergliela dare. Mente aperta al cambiamento, mi raccomando. Meglio non correre troppo invece per i nostri Sagittari. Oggi potreste rischiare di prendere un granchio. Fate le cose quindi con calma, soprattutto tenete sempre pronto un piano B che all'evenienza potete tirare fuori così in velocità. Avete paura di seguire l'intuito quando sembra portarvi fuori rotta, ma a tutto c'è una spiegazione, ci vuole solo un po' di tempo. Capricorno, voi propendete sempre per trattare con grande classe di fronte a un osso duro. Alla fine, con l'energia della Luna opposta a Plutone, anche oggi la spunterete. Bene, nella firma di un contratto poi farete in modo che l'ago penda sempre dalla vostra parte. Che astuti che siete. Oggi per voi abbiamo solo buone parole, 10 più per voi. Acquario, eccoci anche oggi da voi, che vorreste avere a che fare con chi segue una certa logica, vorreste sempre queste persone intorno, invece potreste incontrare una persona che negli affari si fa guidare solo dall'istinto. Non sarete d'accordo, ma va bene così, imparerete anche voi ad accettare le cose così come vengono, senza porvi troppe domande, che alla fine magari sono anche inutili, quindi meglio di così. Chiudiamo ancora con i nostri pesci, estroversi ed estrosi come voi solo sapete essere, ma oggi ancora di più grazie al trigono della Bianca Signora con Nettuno, quindi ogni occasione è buona per mettere in luce i vostri talenti nascosti. Accettate subito ma dettate voi le condizioni in qualsiasi situazione, dato che potete proprio permettervelo senza ombra di dubbio oggi. Siete voi ad avere il bastone dalla parte del manico, come si dice. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle novità delle stelle, grazie per essere stati ancora con noi, vi aspettiamo domani per un nuovo appuntamento, intanto a tutti una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0.